Amen. In inglese direbbero Wonderful Jesus. Amen. Bellissimo. Bellissimo Gesù. A volte penso quanto tempo nella mia vita passo a fare il cliente di Dio più che il figlio. E di quanto io sono profondamente convinto che lo Spirito Santo stia facendo in Italia qualcosa che va davvero al di là di quello che noi possiamo immaginare, e riportando la Chiesa a conoscere Lui. Alleluia. A volte diamo per scontato che perché lo abbiamo ricevuto lo conosciamo, ma i momenti più belli della mia vita sono i momenti che ho passato da solo. Non c'è niente che può, non c'è insegnamento, non c'è predica, non c'è culto, non c'è rivelazione che possa paragonarsi alla, a ciò che tu ricevi quando passi del tempo con lui. È vero. Bellissimo. E credo che questa immersione profonda che il Signore ci ha fatto fare questa sera sia perché quello che lui ha da depositare nella nostra vita questa sera sia così profondo che il cuore doveva essere davvero preparato. Non ti sembra un cuore morbido? Amen. Una volta sorella che è stata la mia mamma spirituale per oltre 15 anni mi ha detto: ricordati Walter che come ti allontani da Gesù il cuore diventa duro, ma come ti avvicini a lui il cuore diventa tenero. Amen. E passare tempo col Signore fa sì che in qualche modo il suo cuore ci viene in comunità. La Bibbia dice in un passo anche duro, Geremia capitolo 17, così, il cuore dell'uomo è cattivo, ma il suo cuore è davvero buono. Amen. E il suo cuore può cambiare qualunque cuore. Lui ha detto: io tolgo da voi un cuore duro, un cuore di pietra, vi do un cuore di carne. Per amare i miei statuti. Per amare. Perché si può cercare di impedire i suoi statuti, ma non è qualcosa che dà piacere al cuore di Dio. Quello che dà piacere al cuore di Dio è che noi amiamo ciò che Lui mette dentro di noi. Amen. Alla fine questa è l'obbedienza, che Lui ha un modo così meraviglioso di portarti ad amare ciò che Lui ti chiede da fare. Amen. E alla fine sei pure male. Amen. Gloria. Ma dicevo, credo che lo Spirito Santo abbia in questa adorazione molto dolce, molto guidata da Lui, ma non preparata, preparato i nostri cuori a qualcosa di profondo. Io l'ho chiamato così perché è la mia esperienza, ma credo che sia l'esperienza di ognuno di noi. Niente dopo un colloquio, è nato nel mio cuore questo, mi sono rivisto in tante situazioni e ho detto: com'è possibile che tu sia la stessa persona che è riuscita a, con l'aiuto di Dio ovviamente, no? A vincere delle battaglie, a superare dei momenti terribili. A volte mi guardo indietro e dico: non so come ho fatto a uscire. Penso che ognuno di noi possa dire. Mi giro indietro e vedo il mare tempestoso. C'è un passo bellissimo di un poeta latino che si chiama Lucrezio, dice: è dolce. In latino è molto più bello, dice suave. È dolce quando i mari sono sconquassati da forti venti, girarti e vedere una barca in mezzo alla tempesta. Dice: non perché ci sia un qualche piacere nel vedere che gli altri sono nella tempesta, ma per gustare quanto è grande che tu ne sei scampato. E a volte però dobbiamo anche constatare che al passo dopo siamo in grado di inciampare in cose minime rispetto a quelle in cui Dio ci ha fatto vincere, vero o no? Mi viene sempre in mente Pietro, quella grande vittoria, quella rivelazione che ha avuto, in cui per primo ha potuto guardare il figlio di Dio fatto carne e gli ha detto: tu sei il figlio del Dio vivente. E pochi minuti dopo era pronto ad andare contro quello per cui il padre l'aveva mandato. Una grande vittoria di rivelazione e un inciampo poco dopo.
E ho meditato su un passo che si trova, sono tre capitoli. Questa sera prometto poche parole. La metà, ci credete? No. Amen. Mai credere al predicatore che ti dice sarò bene. Sta soltanto dando di anestetico per la predica più lunga del suo ministero. No, sarò breve. E ho visto qualcosa in tre capitoli, meglio, Dio mi ha fatto vedere qualcosa in tre capitoli che non avevo mai visto, sono dei passi su cui ho predicato altre volte. Ma quando Dio ti apre gli occhi, riesci ad avere da una parte la consolazione di vedere che ci sono grandi uomini di Dio, molto più grandi di te, che hanno vissuto le stesse cose. Pietro dice: quando vi trovate in varie prove, non credete di essere gli unici che passano queste prove, perché migliaia di altri fratelli nel mondo passano le stesse cose che passano loro. C'è una grande consolazione, ma c'è anche una grande rivelazione, e questo dà pace al nostro cuore, di sapere che non siamo poi così strani e non siamo poi così messi male. Amen. Fede e paura, che cosa accade ai credenti? Questo è un ambito su cui il nemico sguazza la nostra vita per farci sentire condannati. Come proprio tu, che hai insegnato sulla fede, proprio tu, che hai visto il frutto della tua preghiera negli altri, proprio tu che incoraggi gli altri, proprio tu che hai parole per gli altri, quando poi si tratta a volte di cose piccole nella tua vita, frane in un modo così drammatico. Voglio iniziare da qui, dal capitolo, vai, dal capitolo 18 del libro della Genesi, in cui troviamo il padre della fede, non un uomo di fede, il padre della fede, amen, che è Abramo. Pensate, un uomo che ha lasciato tutto quello che aveva per andare in un paese che non conosceva. A volte lo diciamo, ma immaginate per quel tempo che cosa voleva dire. Voleva dire andare incontro a un grosso punto interrogativo. È vero, il padre l'aveva preceduto, terra l'aveva lasciato. Preceduto, ma Dio gli dà una parola e non gli dice né dove andare né cosa fare, gli dice lascia la tua terra e vai nel paese che io ti indicherò. Un uomo che stava anche passando una prova di fede, una promessa che Dio gli aveva fatto, un uomo che aveva già avuto un figlio. Non esistono figli non voluti da Dio, possono esistere figli non voluti dagli uomini. E per chi l'ha vissuto, posso testimoniarti che è terribile. Solo l'amore di Dio può darti la forza di andare avanti. Ma con uno stratagemma che in qualche modo è riuscito ad avere Ismaele, ma ancora la promessa di Dio non si adempiva. E Dio gli aveva dato delle rivelazioni, gli aveva dato delle visioni, gli aveva fatto la promessa di una discendenza che sarebbe stata numerosa come la sabbia sulla riva del mare, come le stelle del cielo. E a un certo punto viene il giorno in cui si separa da quello che era un membro della sua famiglia che l'aveva seguito, che in realtà non avrebbe dovuto seguirlo, ma a volte la nostra distantaggine ci fa trovare più guai che se dessimo davvero retta completamente a quello che Dio ci dice. E questo parente è Lot. E a un certo punto i due si separano, vi ricordate? E è scritto che quando Abramo si separò da Lot, Dio parlò ad Abramo, loro si divisero la terra, ok? Abramo disse: tu scegli quello che tu vuoi, io prenderò il resto. È scritto: quando Abramo si fu separato da Lot, Dio parlò ad Abramo e gli disse: guarda il paese, ascolta questo, guarda il paese e percorrilo in lungo e in largo, perché questo paese io lo darò alla tua discendenza. E è interessante che Dio abbia fatto vedere il paese solo quando Abramo si separa da Lot. La parola Lot, il nome Lot vuol dire velo. Quando Dio rimuove il velo dai tuoi occhi, tu puoi vedere quello che Dio ha preparato per te. Solo quando Lot, il velo, si separa da Abramo, Dio gli dice: adesso guarda la terra. Paolo dice in 2 Corinzi 3 che questo velo è il legalismo e la religione. È scritto: un velo esteso perché non risplenda la luce del Vangelo. Ma in Cristo questo velo viene rimosso. La grazia di Dio apre i tuoi occhi. La grazia di Dio rimuove il velo e tu non solo conosci lui per chi è, ma puoi vedere anche cosa è la tua eredità, il paese che lui ti ha destinato. Amen. E sappiamo che Lot va a scegliere un posto mica male per passare le vacanze, si chiamava Sodoma.
Amen. E un giorno Abramo era seduto alle querce di Mamre e tre uomini, vi ricordate, vanno verso di lui e lui corre verso di loro, prepara pannacita, prepara una buona colazione, e a un certo punto è scritto che quegli uomini alzarono gli occhi verso Sodoma, vi ricordate? Momento di gioia, Sara era nella tenda ovviamente a sghignazzare. È scritto che quegli uomini alzarono gli occhi verso Sodoma e dissero che il giorno dopo sarebbero andati a vedere quella città. È un passo duro. A volte tanti dicono, ma tu predichi la grazia, ma ci sono dei passi da Dio dove si parla di giudizio, è vero. Esiste il giudizio di Dio, però è vero anche che è scritto, chi crede in me non viene in giudizio. Ma è passato dalla morte alla vita. Paolo dice a Tessalonicesi, mi pare, il sangue di Gesù Cristo ci salva dall'ira che viene. Amen. E scritto verso 22, quegli uomini partirono di là e si avviarono verso Sodoma, ma Abramo rimase ancora davanti al Signore. Abramo si avvicinò, guarda questo. Questa storia avviene prima della legge, centinaia di anni prima che la legge fosse data. In un certo senso possiamo dire che era ancora un tempo di grazia, in cui Abramo sapeva di potersi avvicinare a Dio senza paura, perché Abramo conosceva Dio. È bellissimo perché è scritto che gli si avvicinò e disse, guardate questo, farei dunque perire il giusto insieme con l'empio. Ora, perché questa domanda? Perché lui sapeva che c'era un giusto che viveva a solo. Ora, attenti questo, Lot non è un uomo perfetto, ma la Bibbia lo chiama giusto. Io e te non siamo uomini perfetti, ma abbiamo ricevuto la sua giustizia. Quando hai ricevuto Gesù Cristo non hai solo ricevuto la salvezza, hai ricevuto la giustificazione del suo sangue per poter dichiarare, non per le mie opere, ma per il tuo sangue, io sono giusto e sono su un terreno di favore davanti a te. E Abramo, che era il padre della fede, sapeva che quella giustizia Dio l'aveva messo sul suo conto perché aveva creduto, non perché aveva fatto le cose giuste. Amen. E che qualcuno della sua famiglia, il giusto Lot, viveva solo. E chiaramente la sua preoccupazione per un parente che viveva in una città che sarebbe andata sotto il giudizio di Dio lo spinge in un certo senso a intercedere. Verso 24. Forse ci sono 50 giusti nella città, davvero farai perire anche quelli? Non perdonerai a quel luogo per amore dei 50 giusti che vi sono? Attenti al verso 25. Non sia mai che tu faccia una cosa simile. Oh, ascolta questo, quale audacia di parlare a Dio? A volte c'è stato, dobbiamo andare davanti al Signore, umili e pentiti sui ceci o sulle puntine da disegno, perché noi siamo un verme di Giacobbe. Ma guarda Abramo con quale audacia! E Dio non è che gli ha detto, ehi, giovanotto, muore dalle donne, non deve parlare con me. Non sia mai che tu faccia una cosa simile. Nessuno di noi avrebbe l'audacia di andare da Dio e dire, oh, non azzardarti a fare una cosa del genere, perché alla fine è questo che ha detto, non provarti a fare una cosa del genere. Far morire il giusto con l'empio, in modo che il giusto sia trattato come l'empio. Siccome non bastava, l'ha incarato la dose. Signore, ma ti rendi conto che io ho fatto delle litigate a volte, Signore? Il problema è che poi viene il giorno che ti chiude la bocca, non parli più, che puoi parlare. Non sia mai il giudice di tutta la terra, non farà forse giustizia. E Dio, anziché incenerirlo e cominciare il giudizio invece che da solo, ma da lui, guarda che cosa gli risponde. Il Signore disse, ok, se trovo nella città di Sodoma 50 giusti, perdonerò a tutto il luogo per amor di loro. Guarda che bellezza, come il Signore inizia un dialogo d'amore con Abramo. Anziché dire che quello che tu dici è buono, ma occhio al tono che usi con me. Dio, lo quale io immagino il sorriso di Dio e gli dice, ok, quanti hai detto che ce ne sono? 50. Guarda, se trovo 50 giusti ti assicuro che perdonerò il tuo uomo. Verso 26. Abramo riprese e disse, oh, siccome avevo usato un tono un po' troppo forte comincia a correggersi, no? Prendo l'ardire di parlare al Signore perché io non sia che polvere e cenere. Un minuto prima gli aveva detto, ti azzarderai forse a fare una roba del genere, adesso cambia tono, perché io non sia polvere e cenere. Forse, oh,
quei giusti, 50 più o meno, magari ne mancheranno 5, e tu distruggerai tutta la città per 5 di meno, e il Signore, se ve ne trovo 45, Dio sa contare. Non è come me, lui conosce molto bene la matematica, anche se io ho sempre detto che quello che mi consola è che per il Signore 5 più 2 non fa 7, ma fa 5.000, e questo mi consola perché a matematica devo fare. Quindi se per te 5 pane e 2 pesci fa 5.000, c'è speranza per te. Se ne trovo 45, non la distruggerò, verso 29. Abramo continuò a parlare e disse: forse se ne troveranno 40, non so, ma sempre un bel numero. E il Signore, ok, non lo farò per amore dei 40. Verso 30, Abramo disse: non si adiri, guarda la religiosità come si dice, se non si adiri il Signore e io parlerò, forse se ne troveranno 30. E il Signore: non lo farò se ne trovo 30. Verso 31, Abramo disse: ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, forse se ne troveranno 20. Già da 50 siamo meno della metà. Forse se ne troveranno 20. E il Signore disse: non la distruggerò per amore dei 20. Verso 32, Abramo disse: non si adiri il Signore, io parlerò ancora questa volta soltanto. Attenti a queste parole: parlerò ancora questa volta soltanto. Forse se ne troveranno 10, e il Signore: non la distruggerò per amore dei 10. Verso 33, quando il Signore ebbe finito di parlare ad Abramo, se ne andò, e Abramo ritornò alla sua abitazione. Capitolo 19, che non leggeremo, ma tutti lo conoscete, c'è il giudizio su Sodoma. Ma se andiamo al capitolo successivo, e mi perdonate questo piccolo salto, c'è il capitolo 20. Il capitolo 20 abbiamo l'episodio su cui io ho già applicato qui, non voglio tornare su quello, ma voglio farvi vedere che cosa accade da un altro punto di vista. In Genesi capitolo 20, al verso 1 è scritto che Abramo partì di là, cioè da Sodoma, andando verso la regione meridionale, si stabilì fra Cades e Shur, e poi abitò come straniero in Gera. Abramo diceva di sua moglie Sara: è mia sorella. Sì, sì. E Abimelech, re di Gera, andò a prendere Sara. Non qui, ma a Piombino si chiama Mentire. Per dire una valla, non solo perché. Okay. La bugia potrebbe essere tanto tanto. Significa prendere tua moglie e darla a qualcun altro. Ora, quante volte hai detto tuo marito, se potessi avere un marito come Adamo? Mica come te. Quelli sì che erano uomini di Dio. Se avessi avuto il padre della fede, non un miscredente, incirconciso come te. E a dimmela che mi chiara mandò a chiamare Sara. Verso successivo, ma Dio venne di notte in un sogno ad Abimele che gli disse: ecco, tu sei morto. Posso fare una piccola riflessione? Io so che il salario del peccato è la morte. Domanda: chi ha peccato, Abimele o Abramo? Da chi sarebbe dovuto andare Dio? E invece va da quello che non c'entrava niente. No, non solo, Abramo non ha detto praticamente niente. Se io fossi stato Dio, sarei andato in sogno ad Abramo, gli avrei detto: giovanotto, ravvediti, perché tu non solo hai mentito, ma hai dato tua moglie in mano ad un altro uomo per salvarti la pellaccia. Vero o no? E alla fine quello che non aveva fatto niente, che non c'entrava niente, il cui cuore era assolutamente retto, perché non sapeva che un uomo può arrivare a dire che la donna che ama, da cui sta aspettando il figlio della promessa, viene data come scambio, il cambio della vita. Tu sei morto a causa della donna che ti sei presa, perché sposata. E Abimelech, che non si era ancora accostato a lei, rispose: Signore, faresti perire una nazione, anche se giusta, stessa cosa che ha chiesto Abramo, vero no? Egli non mi ha forse detto, mia sorella, e anche lei ha detto, e io e mio fratello, quindi alla fine avevamo mentito tutti e due. Io ho fatto questo nella integrità del mio cuore e con mani innocenti, eppure Dio non ha rimproverato Abramo e ha rimproverato Abimele.
Verso successivo. Dio gli disse nel sogno: anch'io so che tu hai fatto questo nell'integrità del tuo cuore, ti ho quindi preservato dal peccare contro di lei, perciò non ti ho permesso di toccarla. Ora restituisci la moglie a quest'uomo perché è... E io avrei detto: allora restituisci la moglie a quel bugiardo. Anzi, restituisci la bugiarda a quel bugiardo. E invece ascolta qui. Dopo aver mentito, dopo aver fatto quello che ha fatto, Dio lo chiama profeta. E non ha rimproverato lui, ma ha rimproverato Abimelech. Ora restituisci la moglie a quest'uomo perché è profeta ed egli pregherà per te, cioè il bugiardo pregherà per te. Io farti notare una cosa. Quanti parametri abbiamo utilizzato nelle nostre comunità per dire chi doveva pregare? Per dire chi doveva prendere la cena del Signore, per dire chi poteva imporre le mani, per dire chi poteva utilizzare, perché abbiamo utilizzato dei canoni, ascoltate questo, di giustizia umana, ma non abbiamo tenuto conto della giustizia di Dio. Gesù ha detto in Matteo 6,33: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, non la vostra. Noi diamo più valore alla giustizia umana che alla giustizia di Dio. Sai perché? Perché noi guardiamo, dice Paolo ai Corinzi, con occhi naturali e conosciamo le persone secondo la carne, ma non secondo lo spirito. Dio vedeva Abramo, ascolta questo, attraverso gli occhi della sua giustizia. Quando è scritto Abramo credette al Signore, ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ascolta questo: quando Dio dichiara che tu sei giusto perché hai accettato Gesù e il suo sacrificio, lui non vede quello per un'ora, lo vede per tutta la tua vita. E tanti dicono: tu spingi le persone a peccare. Io non spingo le persone a peccare, perché il fatto che tu sia giusto agli occhi di Dio e la giustizia non ti dà il diritto di fare cretinate nella tua vita. Però sappi che dalla mattina in cui ti alzi, alla sera in cui vai a letto, anche tu che punti il dito contro gli altri considerandoti giusto, anche tu che sei al tempio e dici: io ti ringrazio Signore perché non sono come quel peccatore, perché io digiuno 3 volte a settimana, prego tutto il giorno, do la decima di ogni cosa e non sono come quel pubblicano. Ogni pensiero che noi abbiamo non è esempio. Gesù ha detto: volete il parametro di Dio della vostra giustizia? Volete tenere il parametro di Dio? Sappiate che come soltanto guardate un uomo o una donna per desiderarla nel vostro cuore, voi avete già commesso adulterio. La Bibbia dice: se hai provato dei sentimenti di odio verso qualcuno, e non venirmi a dire che non ti è mai successo, tu sei omicida. Perché davanti a Dio non conta tanto quello che tu fai, ma ciò che c'è nel tuo cuore. Ecco perché Pietro un giorno disse a Gesù: e chi mai, secondo quello che tu dici, si potrà salvare? E Gesù ha detto: impossibile agli uomini, ma possibile a Dio, perché Dio ha mandato me. Amen. Per essere la vostra giustizia. E guarda in questo passo che meraviglia, che addirittura un uomo che doveva essere ripreso, corretto, Dio non gli ha detto niente. Ascolta questo: il Signore a volte ti insegna delle lezioni senza correggerti direttamente. E sai a volte come lo fa? Con la sua bontà. In Romani 2 è scritto: ma non realizzi che è la bontà di Dio che ti porta al ravvedimento. Amen. Esiste un ravvedimento, certo, ma è il frutto dell'amore di Dio. E guarda come Dio ha rispettato la giustizia che lui aveva dato ad Abramo. Nonostante avesse mentito, avesse esposto la moglie avesse fatto la stessa cosa, Dio lo chiama profeta. Noi invece mettiamo le persone nell'ultima sede della chiesa. Addirittura vediamo allontanare persone dalle comunità, come se credessimo, ascolta questo, che allontanare dal corpo di Cristo e dal Signore sia una terapia. Che vuol dire spingerle esattamente, ancora di più. Peccato.
egli pregherà per te. Egli pregherà per te. Giacomo dice al capitolo 5 della sua lettera: la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Puoi dirlo con me? La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Non la preghiera del buono. Non la preghiera della preghiera del giusto. Se tu hai ricevuto Cristo, la sua giustizia è imputata della sua, sulla tua vita, e Dio ti vede attraverso la giustizia di Cristo. La preghiera del giusto, spesso il giusto non è buono, spesso il giusto non fa le cose giuste. Ma noi non siamo giusti perché facciamo le cose giuste, noi siamo giusti perché qualcuno ha fatto un'opera giusta alla croce, e quello ci è stato messo sul nostro conto corrente celeste. E Dio oggi ti vede attraverso gli occhiali della sua giustizia. Ma se non la restituisci, sappi che sicuramente morirai, tu e tutti voi. Non una sola parola di giudizio sovrà. E qualcuno oggi potrebbe andare da Dio e dire: stai attento, perché questa ipergrazia spingerà Abramo a peccare ancora. Pensa se al posto di Dio ci fosse stato un uomo o un pastore. Di cosa sarebbe stato accusato? Di ipergrazia. Verso successivo. Ora attenti qui. Per quale motivo, è qui che voglio arrivare, per quale motivo Abramo ha mentito? Molto semplice. Mi uccideranno a motivo della bellezza di mia moglie. Aveva quasi 90 anni. Non hai bisogno del Botox, hai bisogno della presenza di Dio. Non hai bisogno di tirarti, hai bisogno di stare nella presenza di Dio. Questa donna a 80 anni passate era ancora così bella che Abramo diceva: mi uccideranno per avere lei. Posso farle una domanda? Ma un uomo che aveva lasciato la sua terra per andare in un paese di un Dio sconosciuto, che gli aveva detto di andare in un paese sconosciuto, per un motivo sconosciuto. Ascolta questo. Un uomo a cui aveva parlato un Dio sconosciuto, per andare in un paese sconosciuto, per un motivo sconosciuto, ha avuto paura per la bellezza di suo marito. Vedi? Abramo è credente, eppure ha avuto paura. Ora, per quale motivo Abramo ha avuto paura? E mentre meditavo su questo, lo Spirito Santo mi ha detto, per il capitolo 19. Che cosa accade nel capitolo 19? Ascoltate questo, perché è molto profondo. Cercherò di renderlo semplice. Nel capitolo 19 c'è la distruzione di Sodoma e Gomorra. Abramo sapeva quello che era accaduto a Sodoma e Gomorra, e sapeva che in Sodoma e Gomorra viveva Lot, e Abramo non sapeva che Lot si era salvato. In poche parole, se il giusto Lot è finito sotto il giudizio di Sodoma, la stessa cosa può accadere. Pensate a questo. Noi sappiamo dal capitolo 19 che invece gli angeli presero Lot, che non voleva uscire da Sodoma, lo tirarono addirittura via, e è scritto che Lot andò a Soar, in cima a una montagna, in una speronca, e pensate questo, il giusto Lot ha finito per fare incesto con le sue due figlie, e sono nati due poveri, Moabiti e un altro povero. Vedi? Ci sono dei giusti che vivono da giusti, e altri giusti che fanno delle cretinate, ma rimangono giusti. Facciamo però un passo ancora più indietro. Ascoltate questo. A quanti si è fermato Abramo nel suo contrattare con Dio? A 10. Io sono profondamente convinto che Abramo dentro di sé ha detto: se io fossi sceso fino a uno, Dio per uno solo avrebbe risparmiato. E sai che cosa è accaduto sul cuore di Abramo? La condanna. C'è un
film bellissimo che tutti avrete visto, che è Schindler's List. L'avete visto? Sì. Questa è Schindler. Quando alla fine lo salutano perché lui deve scappare, a un certo punto, mentre sta per salire sulla macchina, si toglie la spilla d'oro e dice: ne avrei potuti avere 20 per questo, vi ricordate? E comincia a piangere. E Isaac Stern lo guarda e gli dice: ma guarda quante migliaia di persone sono vive. Perché lui dice: no, forse una me l'avrebbero data questa spilla, forse due, forse 10 me l'avrebbero date, e crolla in lacrime. Pensa cosa Abramo avrà pensato se Dio è sceso da 50 a 45, a 30, a 10. Se io avessi detto: c'è mio parente là, perché non l'ho fatto? Pensa la condanna che è caduta sul cuore di Abramo. Perché a volte ci è difficile credere che Dio sia davvero così buono. Noi mettiamo dei limiti a Dio che Dio non ha mai messo. Quando Gesù moltiplica i pani e i pesci, è scritto: ne presero quanti ne vollero, non quanti ne volle. Noi invece abbiamo l'immagine di un Dio restrittivo, e Abramo, che aveva confidenza con Dio fino al punto di andare con quell'audacia, non ha creduto che poteva continuare ad abbassare il tiro. Come faccio a chiedermi meno di 10? Perché abbiamo dei parametri umani. Ma pensate, ne portarono via e ne mangiarono quanti ne vollero. Poi è scritto: quando ebbero mangiato e furono saziati, avanzarono 12 ceste. Per chi? Per 12 apostoli. E Gesù avrebbe continuato a moltiplicare. Ma a volte una visione umana di Dio non ti fa credere che Lui sia davvero così pronto a scendere per la sua grazia. E Lui non sapeva cos'era capitato a Lot. Vedendo, immagina di vedere fuoco e zolfo cadere dal cielo su una città dove tutti muoiono, e dire: se è capitato a lui, può capitare a me. È mai successo di sapere che a dei credenti capitano delle disgrazie e dire: io so che sono protetto per il sangue di Gesù, io so che il Signore mi protegge, so che sono salvato, ma come è capitato a lui, può capitare a me? E il nemico più grande che può prendere il tuo cuore è la condanna. La condanna, il sentimento di condanna ha prodotto in Abramo una cosa sola: paura. Perché ti sei nascosto, Adamo? Perché sono nudo. Ho udito la tua voce nel giardino e mi sono nascosto. La nudità, la vergogna, la condanna ha prodotto la paura. Ho avuto paura. Ricordati una cosa: la condanna nella tua vita produce la paura. E io ho meditato su questo. Quante volte io che predico sulla grazia, che predico sulla giustizia, ci sono delle aree di paura. Sai perché? Non perché non sei perfetto nelle opere, ma nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. E cos'era venuto su Sodoma? Un castigo. Lui credeva che sul giusto Lot era sceso un castigo. Non solo era sceso un castigo, ma era sceso perché lui avrebbe potuto continuare a trattare con Dio. E quando ha visto, ascolta questo, che quando Abramo ha sbagliato, non ha rimproverato lui, ha rimproverato Abimelech, che ha continuato a chiamarlo profeta. Non solo, gli ha chiesto di pregare per un uomo che non aveva fatto niente di male. Ha detto: pensa quanto è grande la giustizia di Dio e quanto poco ho creduto qualche giorno fa, quando potevo dire: Signore, non faccio tutta la manfrina, 50, c'ho un giusto, insomma. Pensa che inciampo è stato questo per il padre della fede. Nell'amore non c'è paura. La rivelazione di un Dio che ti ama fino a quanto tu credi possa amare, che lui possa fare smisuratamente di più di quanto tu sei disposto a credere, immaginare o pensare. Solo la rivelazione profonda dell'amore di Dio ti libera dalla condanna. La prossima volta che capiterà qualcosa di sbagliato nella tua vita,
Sappi che Dio non giustifica quello che tu fai e non vuole che tu continui a farlo, ma non cambia il titolo che è su di te, che è figlio amato. È proprio perché lui ti ama che vuole liberarti di alcune cose, ma lui non cambia, lui continuerà a chiamarti profeta e continuerà a chiederti di pregare per gli altri. Quanto c'è bisogno per persone come me di capire questo e il modo in cui rapportarsi con i fratelli della nostra comunità. Quanti giudizi e quante condanne che Dio non ha mai messo. La condanna è stata presa da Gesù sulla croce. Lui è stato condannato perché noi fossimo giustificati, e quando noi continuiamo in un modo più o meno sottile a mettere condanne sui credenti, e ascolta questo, quando tu metti condanne sui credenti nasce la paura, e la paura, il libro dei Proverbi dice, chiamata. Credenti che hanno paura di muoversi perché hanno paura. Quando è scritto nell'amore non c'è paura. E sai, non è questione di riuscire ad amarci tra di noi in modo più o meno perfetto, ma è di essere ambasciatori e testimoni del suo amore perfetto. Perché chi ha paura teme un castigo, la condanna produce la paura. Ma quando il tuo cuore viene liberato, e com'è che Dio ha liberato il cuore di Abramo dalla condanna? Non è che si è messo a farti un sermone a spiegarti, gli ha semplicemente dimostrato che lo ha trattato da giusto e che lo ha salvato dal giudizio. Addirittura ha detto ad Abimele: tu sei morto, non Abramo, tu sei morto. Abramo è Abramo, è la mia eredità. Quindi chi ha paura non è perfetto, non nelle opere, ma non è perfetto nel suo amore. Un giorno, ascoltate questo, Pietro, che aveva delle aree di paura nella sua vita e che si sentiva condannato in alcune aree, noi sappiamo qual è stato il grande frano di Pietro, vero o no? Qual è stato il modo in cui non solo è scritto che ha rinnegato tre volte perfino di conoscere, ma un Vangelo ci dice imprecando giurò di non conoscere. E un giorno in Atti 10, sapete, si trova nella città di Ioppe, sale sulla terrazza a pregare, e a un certo punto, mentre lui prega, vide il cielo aperto, scendere un oggetto simile a una grande tovaglia tenuta per 4 anni, gli veniva calata a terra. In essa c'era ogni sorta di quadruperi, rettili della terra, uccelli del cielo, e una voce gli disse: alzati, Pietro, ammazza e mangia. Ora lui era un ebreo e sapeva che c'erano degli animali che secondo la legge potevano essere mangiati e degli animali che non potevano essere mangiati perché considerati impuri. Sapete di cos'era figura quello? Dei due popoli che abitavano la terra, Israele e i gentili. Ma Pietro rispose: no, assolutamente, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. Attenti qui, verso 15, la voce parlò la seconda volta: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. E stava parlando di uomini. Gli uomini che Dio ha purificato, tu non hai nessun diritto di chiamarli peccatori. Ma c'è in noi il timore, quando abbiamo a che fare gli uni con gli altri, di vedere le persone, di vedere i credenti con gli stessi occhi con cui Dio ha visto Abramo in un momento in cui è caduto, in cui ha mentito, in cui ha fatto cose che non si devono fare, che non ti aspetteresti mai dal padre della fede. E il Signore dice: ciò che io ho purificato, tu non chiamarlo impuro. Come si può non dare la cena del Signore a qualcuno che ha creduto in Gesù? Come si può? Ma tu non sai quello che lui ha fatto. Non sono affari tuoi. Amen. Sono affari tra lui e Dio. Allora noi non dobbiamo curare e servire le persone delle comunità, certo, ma sapendo che è la bontà di Dio che produce un ravvedimento. Si era venuto a Abramo, non solo si era venuto, ma adesso vedremo che ha avuto pure un frutto dopo aver.
cuore sbagliato. E il cuore di Abramo è cambiato non perché Dio l'ha rimproverato, perché io credo che Abramo sia rimasto scioccato perché si aspettava che lo stesso giudizio che è venuto su Lot sarebbe venuto su di lui dopo che lui ha peccato. E invece non solo non è venuto il giudizio, ma Dio ha detto: questo è un mio profeta. Quanto è grande la giustizia di Dio e quanto noi abbiamo dato ascolto al diavolo nel rimettere su di noi condanne che Dio non ha mai pensato di metterci. Noi che Dio continua a dire: coloro che io ho purificato, tu non chiamarli impuri. Anzi, è proprio quando una persona ha sbagliato, ascolta questo, la disciplina di Dio è questo: quando una persona ha sbagliato aspetta una punizione. Ma quando la persona che ha sbagliato, anziché della punizione, riceve grazia, il suo cuore cambia. Immaginatevi quest'uomo che non aveva fatto niente, il senso di colpa che Abramo aveva, primo, perché poteva scendere fino a uno e non l'ha fatto. Credeva che il suo parente fosse morto nel disastro di Sodoma, sapeva di aver mentito, sapeva per salvarsi la pelle di aver dato via la donna che amava. E Dio gli dice: prega per loro. Ti faccio una domanda: cosa è accaduto nel cuore di Abramo? Te lo dico io, sia loro. Signore, ma hai digiunato prima di dire una cosa del genere? Hai pregato bene? Guardate cosa accade. Abramo pregò Dio. Il rapporto non si è rinnovato. E io ti faccio una domanda: se un errore di Abramo non ha rovinato la relazione con Dio, allora oggi che il suo figlio è stato sacrificato per noi, che siamo in un patto migliore, che siamo suoi figli purificati da tutti i peccati, quanto più dovremo aver fede che la relazione che Dio ha instaurato con noi non può essere toccata da niente. Paolo dice in Romani 8: io sono persuaso che né morte, né vita, né presente, né avvenire, né fame, né spada, né nudità, né nessun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore, non da Dio, ma dall'amore. Tu non hai solo una relazione con Dio, tu hai una relazione con l'amore di Cristo. Amen. All'amore di Dio in Cristo Gesù. Ascolta questo: questa rivelazione toglie la condanna dalla tua vita. Ogni volta, posso dirvi una cosa? Vi è mai capitato che vorreste pregare e non pregate? A Piombino succede, no, qui no, perché l'Adriatico è un mare migliore. Ma sul Tirreno a volte capita che dentro di te dici: avrei voglia di pregare, ma non lo faccio. Dove sei? Sono qui. Lo vorrei fare adesso, avrei voglia, ma non lo faccio. Lo sai perché? Perché da qualche parte dentro di te c'è una condanna nascosta. C'è qualcosa che ti dice: ma prova a farcela da solo, vai. Se proprio non ce la fai, dirai: Signore, io. Anzi, mando un messaggio a Bianca Lana su Messenger e gli chiedo: prega per me. Perché tu sei più giusto di me, tu non eri con me ieri. Perché se tu fossi stato con me ieri, non mi avresti mandato il messaggio di dire: prega per me. Ma quando il nostro cuore viene liberato in questa disciplina santa che Dio ha avuto con Abramo, pensate che lezione. L'ho salvato, e tu non ne hai nemmeno un'idea che io ho salvato, ma non te lo dico perché devo guarire delle cose. Abramo era lì che vedeva Lot arrostito, incenerito a Sodoma, e dentro di sé diceva: pensa a te, se è successo a lui, non è colpa mia, perché se fossi sceso fino a uno, prima condanna, seconda ho mentito. Per salvarmi la pelle ho dato mia moglie a dormire con un altro uomo per salvarmi la pelle, cioè l'egoismo degli egoismi. Almeno Pietro ci aveva provato a dire: morirò per te. Lui nemmeno quello.
morirai tu per me. Nel momento peggiore della sua vita, con un cumulo di condanne e di macerie dentro, si sente chiamare profeta, Dio rimprovera quello che non c'entrava niente e poi gli dice: sappi che l'unico modo a vivere per cui la tua famiglia sarà salvata è che il mio giusto Abramo pregherà per te. Immaginate con che cuore Abramo deve proprio pregare per lui. Abramo pregò Dio e Dio guarì a vivere. Relazione. Sai, ma questa è una relazione unilaterale. Perché se fosse difeso da Abramo, Abramo ormai era libero dalla condanna. Ascolta, io credo che quando ha sentito dire questo mio profeta, condanna da te. Quando Dio ti dice: sì, non hai fatto proprio delle gran cose, però tu sei mio figlio, io ti amo. Sei ancora mio figlio e rimarrai sempre mio figlio. Il tuo cuore viene liberato da una catena che Satana ha tessuto in un modo diabolicamente generale. E il tuo rapporto con Dio diventa ancora più forte. E siccome la preghiera del giusto ha una grande efficacia, in questa rivelazione di giustizia che dipendeva dall'amore, dalla grazia di Dio, non dalle sue opere, Abramo pregò Dio. E Dio guarì Abimelech, non solo Abimelech, guarì la moglie di Abimelech, guarì le serve di lui ed esse potevano partorire. Posso dirti un'altra cosa? Abramo stava ancora aspettando il figlio della promessa. Ora mettetevi al suo posto di un uomo che aspetta quasi 20 anni una promessa, un uomo che aveva avuto un figlio in realtà non dalla moglie ma da una schiava. Quante volte Satana sarà andato all'orecchio di Abramo a dire: dove sono le promesse di Dio? Ma tu continui a credere tu? Ragazzi, 18 anni sono tanti. E Dio gli dice: questa famiglia è sterile, non ha figli, vai a pregare. Io avrei detto: io devo pregare per loro per 18 anni che non hai adempiuto questa stessa promessa sulla mia vita. E mai è successo che preghi per la guarigione di qualcuno e sei pieno di dolori e il diavolo ti dice: non hai fede per te e hai fede per altri? È vero o no? E che cosa scende nel nostro cuore? Condanna. Facile aver fede per gli altri. Ma quel dolore che tu hai nella schiena ancora di non ha guarito. E a volte il Signore ti chiede di dare ciò che tu non hai. Sai perché? Perché ciò che tu dai non è tuo, è suo. Prossima volta che devi pregare per qualcuno che ha lo stesso problema che in te non si è ancora risolto, sappi che Dio lo sta facendo per tutti. E Abramo pregò e loro partorirono, ma lui aveva ancora il problema. Ma al capitolo 21, subito il versetto successivo, il Signore visitò Sara. Il verso successivo, il Signore adempì la promessa. Sai perché? E allora potrebbe dire: ma perché l'hai fatto aspettare 18 anni? Non potevi darglielo subito? No. Sai perché Dio spesso adempie le promesse tardi? Perché nel tempo tra quando Dio ti promette e quando Dio ti dà altre cose che tu non avresti mai chiesto a Lui. Romani 8:32: colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per ognuno di noi, come non ci darà ogni cosa con me? Nel tempo che Dio adempia la promessa, tu impari a ricevere delle cose che se tu avessi subito la risposta non saresti disposto a ricevere. Perché a volte la risposta di Dio, ascolta questo, sazia così tanto la nostra anima che non ci interessa altro. Ma quando qualcosa non ti ha ancora dato, tu sei aperto. Signore, per ricevere quello sono pronto, che tu faccia tutto per ricevere. Lui ti dice: bene, farò tutto e poi alla fine ti darò quello che vuoi. Sai perché? Perché ci ama così tanto. Non perché ti
sta stendendo sulla graticola, vediamo quanta fede hai, perché ti vuole portare al limite. Io ho sentito insegnamenti così, ti vuole portare al limite la tua fede, ma è un Dio crudele questo. No? Fai vedere quanto sei disperato, no, ancora un altro giorno. Ecco, non è così. È che il Signore tratta in altre aree del tuo vita. Ti insegna delle lezioni in quel deserto che hanno il potere davvero di cambiare la tua vita, sai? E quando avrai Isacco, avrai un cuore diverso, papà. Io so che Dio ha trattato con il mio cuore nei 4 anni che ho aspettato Samuele. Dio ha trattato con me. E non poteva darmelo finché il mio cuore era come era in quei 4 anni. È bellissimo, lo sai, ha scritto, io la tirerò nel deserto e parlerò al suo cuore. E di là tornerà come nei giorni del suo primo amore. Bellissima la disciplina di Dio, il modo in cui lui riesce a darci delle lezioni di grazia che hanno il potere di liberarci dalla condanna e preparare il nostro cuore a ricevere le sue promesse. E non è nemmeno scritto che Abramo ha dovuto pregare. Ha pregato per Abimele, ma non ha dovuto pregare perché Dio visitasse Sara. Ma quando lui è stato disponibile, ascoltate questo, pensa il cuore che ha avuto Abramo di pregare per una famiglia che aveva il suo stesso problema. Ha preso il suo problema, lo ha messo da parte e ha pregato per loro. Che cuore libero, che cuore pieno di grazia. E quando quello è accaduto, Dio ha visitato Sara. Dai ciò che non hai. Dio ti visiterà un giorno di prospettiva. Come aveva detto, e guarda che bello, e il Signore fece a Sara come aveva annunciato. Possiamo chiudere questa sera, anziché ministrare, come facciamo sempre per creare degli altri, di portare il nostro cuore davanti al Signore questa sera. Ogni area in cui a volte c'è così tanta condanna, parlavo con un fratello qualche sera fa. Momento difficile della vita, e tu lo sai qual è la cosa migliore che puoi fare nel momento in cui stai sbagliando, nel momento in cui stai sbagliando, anziché nasconderti, parla con Dio. Nel momento in cui senti la condanna perché sai che stai facendo qualcosa che non dovresti fare, anziché sentire che Dio in quel momento ti guarda in un modo diverso, prova a credere che Dio ti sta guardando forse ancora con più amore. Lo so, è talmente lontano, perché noi a volte, ascoltate questo, andiamo da fratelli che stanno sbagliando a dire: tu ti sei allontanato dal Signore, cretino con la tappa. Stato vicino al Signore come in quel momento, perché non siamo tanto noi che ci avviciniamo a Lui, è Lui che sta vicino a noi. Tu ti sei allontanato dal Signore, ma cosa ne sai tu? Ma cosa hai il relazionometro che misuri la distanza tra me e Dio, e senti che oggi è un po' più lontano, proprio quando tu sei nel momento che tu giudichi te stesso. Noi condanniamo i fratelli perché condanniamo noi stessi, noi odiamo negli altri ciò che non perdoniamo noi stessi, noi giudichiamo negli altri e puntiamo il dito negli altri perché vediamo ciò che non tolleriamo in noi stessi e proiettiamo ciò che non riusciamo a perdonare in noi negli altri. Ma come puoi credere che un padre si allontani da un figlio perché il figlio sta sbagliando, se è possibile quel padre in quel momento lo avrà ancora di più? Amen. Pensate al figlio che torna da un campo di maiali completamente privo di tutta l'eredità, con una vita distrutta, con una disubbidienza consapevole,
E il padre scritto lo abbracciò, lo baciò e lo continuò a baciare. E disse: questo mio figlio, non questo sfigato, questo mio figlio, che figlio era, il figlio era morto e bisogna fare festa. Occorre ammazzare il vitello ingrassato, occorre fare grande festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Immaginate il cuore di questo ragazzo che si era preparato la preghiera. E gli aveva detto, la preghiera era fatta così: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno. Ascoltatemela. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, prendimi come uno dei tuoi servi. Posso tradurvelo? Ho perso la salvezza. Prendimi come un peccatore. E lui la fa la preghiera, ma fino a un certo punto, e poi il padre gli chiude la bocca. E la frase: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, prendimi come uno dei tuoi servi, il figlio davanti al padre non l'ha mai pronunciato, perché prima che lui si azzardasse a dire una bestemmia così grande, il padre lo ha abbracciato. Io accetto che tu mi chieda perdono ed è giusto, ma non azzardarti a pensare che quello che tu hai fatto possa cambiare il fatto che tu sei figlio che tu ami. Amen. Vedi, quando Lot si allontana, quando il velo della religiosità, e non è nella Bibbia. Ascolta, noi abbiamo usato la Bibbia per condannare le persone, la stessa Bibbia che rivela il suo cuore. La stessa Bibbia che rivela la sua giustizia, la stessa Bibbia che rivela la sua grazia, noi l'abbiamo usata come uno strumento di Satana per rivelare il peccato che Dio ha pagato con il sangue di suo figlio. No, la grazia non è la licenza di peccato. La grazia cambia il cuore dell'uomo e lo riporta